ci risiamo, stessa cosa, si presenta un sub del sub e il subemendamento 579, se non sbaglio, è assolutamente inammissibile, sempre per i motivi di cui all'articolo 101, e cioè risulta puramente formale, non cambia il contenuto sostanziale della disposizione. Continuiamo a prenderci in giro, e tra l'altro vorrei far notare che questi subemendamenti che sono arrivati ci hanno anche agevolato il lavoro, perché nella lettura le parti modificate erano evidenziate in grassetto, forse per facilitare anche chi aveva presentato l'emendamento, e quindi sono stati aggiunti degli aggettivi come equilibrata, piuttosto che data informazione, data equilibrata informazione, piuttosto che purché in regola con il pagamento dei canoni, si è scritto purché in regola con il pagamento dei relativi canoni di locazione.